Ok. Ci siamo. He then provided support to Skullface. Conspiring with Eli, he repaired Sahelanthropus in secret. His research materials caused the leak at the quarantine facility, which in turn caused the Wolbachia mutation, letting the parasites off their chains. We lost a lot of good men. He also stands accused of murdering one of his own family, hiding the body. I haven't killed anyone. The rest is all wrong, too. The inspection was supposed to help everyone. I sacrificed myself for my companions just as much as any of you. Why won't you believe me? Chissà perché. The prosecution calls a witness. Ehi, 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 chi è il testimone in questione? Wow. No, eh beh. Strangelove's gravestone. Haunted by her phantom. It's just a machine. You forced your own son into the cockpit of a Metal Gear, a test subject. Hal. His mother had to hide him away, and for that you locked her in that coffin. No! She did it herself! It was suicide! And even if I did, what right do you have? There's more. We have you to tell us everything you've done, everything you've thought, all this time. 9 years ago, you agreed to the inspection in return for Cypher's guarantee that you'd be spared. I thought it was real! We've reviewed into everything else that's happened since you arrived here. Please. Guilty! All counts. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Morte al traditore. We exist outside the law. What should we do, boss? Just give the order. We'll handle the rest. Come on. Prepare a life raft. Big enough for one. Food and water, too. Boss. He's leaving. He's responsible for all of this! Think of all the men! He didn't lose a damn thing! This is the enemy! And he's here on his knees! Us? You are right, he is not one of us. But we are not responsible to judge an enemy. He leaves Mother Base, and that'll be the end of it. Troppo magnanimo. Ciccio. Era meglio se lo ammazzavi, sinceramente. Ah, addirittura pure le scorte gli danno. I'm innocent. You're the murderers. Snake, you should be in this boat. There'd have been no inspection if it weren't for your precious nuke! I risked my life trying to save you all! How can you do this?
Am I the only sane one here? It's not my fault. Look, you can't discard your phantoms forever, Doctor. Son of a bitch will make it, you know. I can see it now. In no time, he'll be telling tales about the black-hearted Diamond Dogs. The shining white knight, blabbering on about our injustice, hiding behind his fool's idea of morality. And all the other fools will stand around, nodding with every word he says. No. One day he'll see through the lies he's built up, realize what kind of man he really is. What goes around comes around. Ma. You can't run from yourself forever. Dire il crudele Big Boss non è esatto, perché non è proprio crudele, così l'idea. Anzi, alquanto magnanimo. Ma c'è tutto un filo logico. Cod Stalker alla sua ricerca. Ancora, ottenuto collezionabile, note di ricerca di Emmerich. Wow, questo vuol dire che è Otaku Peace Walker Zeek. Questo vuol dire che sblocchiamo qualcosina di nuovo da sviluppare. Bello, bello. Otaku. Spirito Otaku. Side ops list updated. Boss, maybe you realize by now, mission but list updated. There's no other way to say it. Quiet's gone. She pulled her camo stun stowed away on a departing chopper. After pinpointing which she took, we figured out her destination. Afghanistan. Get after her. Only you can do this. Boss, I told you this would happen. I wish I could say good riddance. But Quiet knows too much about us. We can't just leave her out there. Remember what you told me when she first got here. One of these days, we're gonna have to kill her. When the time comes, I'll pull the trigger. I'd say that time has come. No, non credo proprio che lo faremo. Ok, ragazzi, dunque vedete che subito dopo l'esilio di Emmerich abbiamo sbloccato la missione di Quiet. La missione finale di Quiet. E purtroppo, questa è una gran carognata, purtroppo questa... dopo questa missione qua, Quiet non ci sarà più. Non sarà più disponibile come compagno. Quello che si può fare per prevenire questa missione è equipaggiare la farfalla sullo stemma dei Diamond Dogs, sul tuo stemma della Mother Base, questo qua, per inciso, no? E se tu equipaggi la farfalla, lei non se ne va, in quanto non parte proprio del tutto la missione. Mentre invece così facendo la missione parte. E come? E quindi direi proprio che questa missione qua ce la facciamo in questo video, ragazzi, perché questa è una missione molto importante. Cazzo se è importante. Lista missioni. Di colpo adesso abbiamo... Guarda lì quanta roba che abbiamo. No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Abbiamo anche sbloccato la missione 46, guarda lì. La famosa missione 46. Verità, the man who sold the world. E sono sinceramente indeciso su quale delle due fare per prima, perché entrambe in pratica sono... Entrambi sono un... hanno a che fare con un determinato finale. Ormai la missione di Quiet l'abbiamo ottenuta, quindi c'è poco da girarci in giro, ragazzi. Però quello che noto con una certa preoccupazione... E che teoricamente questa qua era l'ultima sequenza filmata, direi. Perché le altre missioni sono tutte queste qua: estrema, sopravvivenza, total stealth. E cioè, vuoi dire che il gioco finiva con la cutscene di Emmerich?
Oddio, spero di no, perché è una merda allora, veramente una merda, non c'è altro modo per dirlo. In ogni caso, niente, allora ce l'abbiamo sotto missioni opzionali. Missioni opzionali speciali, importanti. Guarda, salva Quiet, missione 150. È stata catturata dall'esercito sovietico e rinchiusa nel villaggio di Aveshipap. Aveshipap Ruins. Merda, è proprio dove abbiamo cominciato il gioco. Stabilisci un contatto con Quiet e salva. Io voglio vedere una cosa però, ragazzi. Massima furtività. Giusto. Sì, è proprio andata. Questo è il punto di non ritorno, ragazzi. Da qua non si torna più indietro. Aia, aia, aia. Brutta cosa. E boh, facciamoci la missione di Quiet allora. Missioni opzionali. Cazzo, sono abbastanza eccitato l'idea però, perché è una missione molto importante. Ok, allora, proprio dove abbiamo cominciato il gioco. Anzi, no, no, non è dove abbiamo cominciato il gioco. Qua è... no, qua è proprio il posto in cui la incontriamo Quiet la prima volta. Dove c'è la boss fight. Guarda caso, che strano. Allora, sinceramente io non so proprio che cazzo portarmi in questa missione, perché come ho detto non mi sono spoilerato niente in questo gioco. Magari ho dato un'occhiata qua e là per vedere dove arriva qualcosa, eventualmente per essere preparato, ma non mi sono spoilerato le missioni per dire: ah, la devo completare così, ah, mi devo portare questo, devo fare così. È proprio no, perché questo gioco qua mi piace talmente tanto che non posso rovinarmelo in questo modo. Sinceramente non ne ho la più pallida idea, direi che questo equipaggiamento qua può andare bene. Come spalla ovviamente qua non possiamo portarcela, però possiamo portarci il nostro simpatico cagnolino. E sinceramente non saprei se è meglio tattico fulto. No, andiamo sullo stordente, che non è una cattiva idea. Quindi direi proprio che cominciamo la missione e la cominciamo durante il giorno. Ok, salva Quiet, mamma mia. È comunque veramente un peccato, perché Quiet è il compagno migliore in assoluto, almeno io lo preferisco in assoluto tutto. È anche uno dei personaggi più interessanti, nonostante non parli, a parte quel breve intermezzo circa a tre quarti del gioco. E il fatto proprio che te lo tolgano definitivamente è una cosa che mi dispiace veramente tanto, mi fa un po' girare le scatole. Però è quello che... Lo so benissimo, ragazzi, cioè basta che tu equipaggi sull'emblema, equipaggi la farfalla sul tuo stemma personalizzato e sei a posto. Questa missione non esce, Quiet te la tieni fino alla fine. Molti li ho sentiti dire questa cosa, ma vai su YouTube a vedere, che cazzo te ne frega, così Quiet te la tieni. Certo, da un lato è vero, però è quello che... Siamo alla fine del gioco, cioè ci manca una missione dopo questa. La famosa missione 46. Intanto qua siamo nella zona... Eh sì, siamo proprio nella zona dove abbiamo incontrato Quiet la prima volta. C'è una sola missione da fare. Oltretutto, il gioco, in un certo senso, non è che ti costringe, ma è pensato per finire così. Cioè, il suo sviluppo è questo. E se il gioco ha da offrire questo, io lo accetto, perché ogni singolo minuto, secondo di cazzino o qualunque altra cosa che spieghi una determinata storia è semplicemente magistrale in questo gioco. Su questo non c'è da discuterne, non sto qua a dire della quantità eccetera eccetera, ma la qualità è qualcosa di impressionante. E quindi lo accetto, pazienza se non abbiamo più qua, e tanto siamo arrivati alla fine e ho idea che sarà veramente molto molto importante, molto interessante quello che vedremo. Tra l'altro poi la registrazione di Strangelove che si ottiene dopo l'esilio di Emmerich è qualcosa di favoloso, semplicemente stupendo. Allora, lei è giù là probabilmente, o perlomeno me lo marca. Sì, me lo marca. Ah no, questo è il marker che ho messo io, idiota. Comunque sì, era lì. La zona era quella. Allora, lì c'è una guardia. Ops, qua è abbastanza... è skillato di brutto, come si suol dire. Allora, facciamo così. Intanto DD ci marca i nemici, che è una figata. Quello lì invece è una mezza sega. Direi che è il candidato ideale per un bel interrogatorio. Così vediamo se... se ha qualcosa da dirci. Spero proprio di sì. Enemy presence detected. The map has been updated. Sto qua che non si mette mai dietro ai ripari, è una cosa incredibile. Vieni qua tu. Che hai da dirmi di bello?
Cerca intorno a quest'area. Ok, grazie. Tu muori perché non vali un cazzo. Così. E, ah, là ne abbiamo un altro. Oh, oh! S in combattimento, bellissimo. Allora, non dimentichiamoci di quello là, eh. Mi raccomando. Allora, direi che andiamo subito a prendere questo qua. Oh, oh, oh. Intanto guarda lì quanti nemici, sono tutti raggruppati là. Porca di quella troia. Tu che fai adesso di bello, ciccio? Ti muovi, stai fermo. Che intenzione di fare? Ok. Da lì non ti muovi, bene. Tu vieni con me. E poi andiamo a occuparci anche del cecchino. Speriamo che non vedano il pallone, no. Cioè il pallone, oddio. Ehi! Ho visto un laser. Sbaglio, era un laser quello. No, facciamo così. Quello lì lo facciamo tirare giù da DD. Vai così. Sei un figo. Tra l'altro, perché lì c'è anche un'altra zona dove di solito... Merda, così non vedo un cazzo. Ci sono... Ehi, c'è qualcuno lì. Wow, una S in supporto. Cazzo. Figata. Allora. Diamo un'occhiata a quelli là. Non male. E questo direi proprio di sì. Quello non lo posso vedere e quello là nemmeno. Ok, intanto quello lì dove cazzo sta? Ehi, ehi. Oh merda, via. Giù, 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 giù. Striscia, Snake, striscia. Porca puttana, che skill c'ha quello lì? Non è malvagio. Allora, sapete che vi dico? Io penso che quello lì sarà una gran rottura di scatole. Quindi, siccome non abbiamo punteggi in sta cazzo di missione, direi proprio che possiamo dare durissimo con l'invisibilità. Questo qua lo prendo proprio secchissimo. E cazzo, sono entrambi validi i personaggi. Lo so che ti piacerebbe, ciccio, ma... Ah no. Ah, cazzo, lì ce n'è un altro, poi. Merda. Ma facciamo così. Non ti muovere. Ecco, verso la telecamera, bravo, così. Tu, Didi, ti occupi di quello lì. E io vado a prendere quell'altro, invece. Dio solo sa dove cazzo è adesso. Guardalo là. Guardalo là dov'è. Ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto. Boom. Questo non ho visto che cazzo di statistiche c'ha. Power. Sì, adesso abbiamo tutto a 60. Cioè, non proprio tutto a 60, ma una grossa parte delle mie unità sono tutte a livello 60. Più importanti ovviamente sono ricerca e sviluppo. Merda, intanto si è svegliato quello lì. Spionaggio. E direi anche il supporto. L'unità medica forse. Ma l'unità medica per altri motivi più che altro. Allora, vediamo un po' se possiamo fare un po' di cecchinaggio estremo. Prendiamo il posto del cecchino di prima, in poche parole. Allora, quello, quello lì potremmo anche ammazzarlo. Però ho il dubbio che attiriamo l'attenzione di tutti quanti. Perché quello lì anche non è proprio un granché. Allora magari facciamo così. Quello lo tiriamo giù. Voilà. Così. Recuperiamo subito il terreno perso. Guardali, guardali, guardali. Sì, lo so. Oh, oh, intanto... Allora, arrivano in due. Bene. Vuoi venire giù, amico? Cazzo, no! Maledizione. Ah, l'altro non mi ha visto invece.
Guarda che sono mongoloidi forti questi qua. Buongiorno, alleluia. Dai che vengono tutti e due. E dai, cazzo. Avete visto che c'è. Dai, dai. Il ginocchio. Olè. Sì, DD è un po' lento ogni tanto. Ora che gli dai il comando, zoccane, guarda, è una roba incredibile. Ah, questo qua era un elemento abbastanza valido. Pace all'anima sua. Allora, che c'è qua di bello? Ehi, abbiamo una nota. No, qua non è qui. Proprio per niente. Cosa dice sta nota? Dove sei, Quiet? Dove sei andata? Perché mi hai abbandonato? Intel file obtained. Che cazzo succede? Ah, proprio gnaum, subito con l'elicottero. Che cazzo, che capita? Merda, un'uscita silenziosa, ci parta subito alla missione 45. Episodio 45, un'uscita a quiet exit. Porca puttana. Boss, we've gone over the prisoner transport log you found. Quiet was grabbed by the Soviets and moved. Qua è stata presa al palazzo di La Marcata, e te pareva. Certo, sicuro. Merda, ma che cazzo i carri armati ci sono? Herself to make sure the English strain died with her? Maybe. Or maybe she only wants to infect the world. Whatever her plan, we can't let her go free. The vocal cord parasites are the last of Skullface's legacy. It's up to us to erase it. Boss, the targets are quiet and the English strain she's carrying. Your objective is to extract her. But if worst comes to worst, she may have to be eliminated. Both her and the parasites. We don't know for sure what Quiet's up to, but we need to secure her ASAP. She's being held at La Marjate Palace. Make your way there. Certo. No, dubito. Mi sembra più plausibile quella del fatto che voglia morire. No, non morire, Quiet. Porca puttana, no, non mi morire. Oddio, però ho visto che c'erano dei carri armati indicati nella missione, quindi... non saprei, magari dovrei prendere un lanciarazzi. Non ho la più pallida idea. La Marca, una delle stazioni più belle, se devo essere sincero. Una delle più belle in assoluto. Ma non lo so, magari il cecchinaggio qua non ci serve più di quel tanto. Quindi direi di sì. Guarda, per sicurezza, facciamo così. Lancio di rifornimenti. Hai stabilito un contatto con qua, guarda lì. Oh merda, ma c'ha su una casacca da prigioniero. Eh sì, ovviamente. Ci facciamo mandare il lanciarazzi. Abbiamo questo lanciarazzi di grado 5, che è ultra power, quindi
Facciamo così. Questo ci abbasserà il livello della missione, cioè il punteggio della missione, ma chi se ne frega, voglio dire. Tanto possiamo sempre rifarla. Ok, rifornimenti arrivati, perfetto. Sì, dai, metti caso che... Forse possiamo semplicemente recuperarli se arrivano dei carri armati, però... Che cazzo... Cioè, c'è una mega tempesta di sabbia in arrivo. Che cazzo... Oh merda, giusto in tempo, ragazzi, porca troia. Che cazzo... Cosa cazzo avete fatto? Brutto figlio di puttana. Brutto figlio di puttana. Oddio, se muori malamente, tuo amico. No, 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 no. Sì. Sì, 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 sì. Come godo. Brutti figli di troia, voleva stuprarla quel pezzo di merda. Sì. Grandissima Quiet, grandissima. La migliore. Tu. Merdaccia, schifo di uno. Sì, grandissimo. Oh, oh. Snake, che cazzo fai con quel coltello? Cosa vuoi fare? Mettilo, yeah. Ah, oh. Grazie. Chuck Norris è una mezza sega al confronto. Mamma mia, ragazzi. Che... lui non fa un cazzo. Snake è sempre lì che guarda così. Che cazzo vuoi fare quando ne hai una così? Genio. Almeno quello è riuscito a farlo. Quiet. Thank you.
sniperone cazzutissimo. La migliore, the best. Ma tanto ce l'ho già, ciccia. Non ti preoccupare, ce l'ho già lanciarazzi. Cazzo, ho fatto bene a prenderlo allora. Minchia. Allora, lei va su di sopra, ovviamente. E noi come dei coglioni, così, in prima linea. Che cazzo vuoi fare con dei carri armati? No, no, no. Merda. Io ma da faca. Pigliatene di legnate, stronzo. Sì, cos'è l'idea? Sì. Oh, porca puttana, lì ce n'è un altro. Vai qua e picchia duro. Facciamo fuori anche loro. Oh, cazzo, dov'è? È sparito? Ah no, si è proprio distrutto. Oh, porca troia, in pieno mi ha preso. Gran figlio di troia. Merda, abbiamo solo 5 fottutissimi colpi. Ah, ma è mancato, pezzo di merda. Quanti cazzo di colpi gli devi tirare a quel carro armato? Oh, ma sta nemico a sinistra. Boom. Quiet, che cazzo fai lì? Ma quel carro armato non è ancora andato. Ops. Lo so, grazie a sto cazzo, però. Gli stronzi, va che sono qua io. Pezzo di merda, carro armato dei miei coglioni. Ecco, siamo senza munizioni, però a breve dovrebbe arrivare un cazzo di rifornimento. Vai, Snake, corri, corri, corri. Corri, corri, corri. Dai, dai, che è arrivato, dai, che è arrivato. Io vi frego. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Wow, 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 wow. You fuckers. Aia, che botta, quella ha fatto male. Holy fuck. E pigliane di mazzate, cazzo. Boom. Madafaka. Ancora. Come cazzo faccio a sapere da che parte vengono? Allora, noi le mine ce le abbiamo. No, mine MG abbiamo, vaffanculo.
Non abbiamo le mine. Oh 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 oh. E boh, ma abbiamo 8 colpi. Anzi no, 7 a dire il vero. Boom boom baby. Oh wow, un altro lì. Carica, carica. Dai. Ok, uno è andato. Perfetto. Cazzo, questo qua è fottutamente vicino. Boom, andato. E muori, cazzo. Oh cazzo, quello lì. Merda, non l'avevo visto. Ma sì, lo so, lo so. Dai, dai, dai. Subì a non raccontarmi ste puttanate, lo so. Ciao. Carica, carica. Ok, ne arrivano altri. Oddio, quanti cazzo sono. Mamma mia. Oh oh oh, vi ho preso. Oh cazzo. Oh merda, quello mi ha preso in pieno proprio. Puttana ladra. Cazzo, se io vado sul tetto che succede? Dai, non è necessario. Dai Snake, riprenditi. Nemico a destra, ma va, l'ho già visto, mi ha preso in faccia proprio. Volevi, eh? Oh cazzo, ce n'è pure uno. Ce l'abbiamo proprio davanti qua. No! Oh merda, continua dal checkpoint. Abbiamo un checkpoint. Dimmi che non è l'inizio della missione perché mi sparo. Eh no, se ho delle mine, no. Porca troia, da qua è il checkpoint. Madonna. Culo. E boh, noi ce l'abbiamo il bengala dei rifornimenti, quindi... Boh, a parte che li gettano in automatico, né? Però averne un qualcuno prima non fa mai male. Tanto sto cazzo di barile mi sta sui coglioni. Oh 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 oh, missili in arrivo, missili in arrivo. Missili in arrivo, lo dicevo. E quelli erano i tuoi ultimi missili, ciccio. Te lo dico io. Ah? Stronzo? Stai lì. Non ti avvicinare. Oh 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 oh, merda, quanto è vicino. Quanto sei fottutamente vicino. Ne arrivano altri, l'avevo intuito. E vai, distruzione. A palate. Ah, due, cazzo. Neanche per l'apposta. Mi sono stati insufficienti, parassiti, ma va. Manco... Oh merda. Oh merda, quello mi è arrivato... Proprio. Cazzo, fottutamente vicino. Olè, andato. Dai, sti cazzo di rifornimenti.
Oh oh. Piglia, 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 vai, 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 vai. Via. Andiamo dall'altro lato. Fai un po' sinistra, un po' destra, un po' sinistra, un po' destra. A parte quello che mi ha preso in faccia prima. Quel cazzo. Oh, c'è pure l'elicottero. Oh, gli è passato via un pelo dal naso, porca troia. Oh, cominciamo a occuparci di quello là. L'ho fregato. Ah, ma c'è proprio una mina di merda quello allora. C'abbiamo pure l'elicottero. Oh, figlia. Elicottero dei miei coglioni. È proprio uno spot favoloso questo. È andato quel figa di elicottero. Dove cazzo stai andando? Boom. You die. Ok, andiamo dall'altro lato, va. Tanto qua non subisce niente, proprio manco un colpo. Quasi finito. Vero? Dai, dammi rifornimenti. Oh oh. Lì ho visto qualcosa. Packers. Wow. Un carro armato di quelli. Tosti. Minchia, però se stai fuori entro un certo range non arriva a prenderti. C'è la volata del missile che è lenta, lenta, lenta. Non t'avvicinare, bastardo. Non t'avvicinare. Oh merda, là ce n'è un altro pure. Ok, quello è andato, però ce n'è uno lì. Ah, niente, un po' di meno che lì. Ah, sti cazzo di rifornimenti. Quando arrivano? Ma i rifornimenti? Sbaglio, li avevo richiesti. Tempesta di sabbia in avvicinamento. Grazie al cazzo, però. I rifornimenti voglio io. Porca puttana. Sai che ti dico? Andiamo al piano di sopra e ci facciamo lanciare i rifornimenti. Perché qua cosa non va? Cioè, in automatico non va. Oh merda. Ma che botta che ha preso qua. E cazzo, noi siamo senza. Siamo senza. Porca puttana, non abbiamo più proiettili. Ma io ho lanciato un bengala prima. Per quale cazzo di motivo non mi ha lanciato niente, non lo so. Dai cazzo. Dai cazzo. Su. Dovevano già essere arrivati. Alleluia, grazie tante. Ok, non si vede un cazzo con sta tempesta qua. Ah, guardalo lì. Deve caricare ovviamente. Con calma, eh. Che cavolo è successo? È andato. Ah, finisce così. Hey, hello, Quiet. Oh, oh. Fottuto carro armato dei miei coglioni. Sembra strano, dico, come cazzo fa a esserne rimasto? Cioè, non... Aia. Quiet.
Questa cazzo di tempesta di... No! It's okay. Che cazzo, la minchia, un livido della Madonna. Emorragia assurda. No, ti prego. Che cazzo. Abbiamo compagnia ancora. E appunto non seccarmi qui. Oh cazzo. Porta quieta la zona. E mi hanno tolto tutto quanto. Ok. Non abbiamo niente, niente visore, niente cose. Oh Cristo. Enemy presence detected, grazie al cazzo. Quiet, non morire. Pericolo in arrivo. Ma no, che cosa? Ah, hai capito. Nemico individuato. Ok, noi dobbiamo tenerci tutto qua sulla destra proprio. Ehi, cos'è? Una scorciatoia questa? No, non proprio. Sto facendo una grandissima cazzata, se devo essere sincero. Adesso manco che cazzo sto andando. Vedi? Ma no, sono andato in un posto completamente inutile. Non mi fido ad alzarmi perché so già che se mi alzo mi vedono. E spero che non finisca la tempesta di sabbia, sennò sono nella merda. Unità di sviluppo, sto cazzo. Piano, piano, non morire, quiet, non morire, porco mondo. Che però è una merda perché non abbiamo disintegrato tutto. Quello è uno finto o co? Ah sì, cioè finto è uno distrutto. Cazzo. Non mi piace. Non mi piace. Cioè, non abbiamo distrutto tutti i carri armati ed è partita la scena. Quindi cos'è? Ne arrivano fino a un certo momento? Non lo so. Deve passare tot tempo. Cosa così? Allora, spiegami tu adesso come cazzo fa l'elicottero ad atterrare con la tempesta di sabbia. Sembra che ci sono altri pericoli in agguato, quindi... Andiamo qua. Ehi. No, che fai? Ti voglio aiutare?
Ehi. Cazzo di cobra. No, 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 ti prego. Cioè, non ci sono mai stati serpenti in sto gioco. Cioè, in questo titolo qua, in Phantom Pain. E adesso sbuca un serpente. Oh, cazzo. Cioè, ma tutti qua doveva tenere, proprio adesso. Manco farlo apposta. Ovviamente si devono fermare proprio qui. Ah, il serpente ha fatto fuori. Per un pelo. Puttana, ci è mancato pochissimo. No, e che cazzo? Ma no! Sì, no. Ma vaffanculo. Ecco, se questa non la chiami sfiga. Vai, fuori dai coglioni, mamma. Ehi, che cavolo fai, Quiet? Si è ripresa? Non può parlare in inglese, idiota. Che vuoi fare, Quiet? The boss is with me. Ahab? Wait, who is this? Identify yourself. There's no time. Hurry. From us.
circle back to your 8 o'clock. Copy that. Guide me to your location. Proceed to your 10 o'clock. Understood. Come back toward your 1 o'clock. Copy. 1 o'clock. Shift slightly to your left. Now proceed straight. 1.5 miles. Slide right. A little more. Yes, there you go. One more mile. Strong winds approaching. Quick, adjust to your right. Left. A little left. Yes. Now hold your position and proceed straight. Half a mile to go. Peacock, I can see you. I have a visual. There you are, Ahab. Visual confirmed. Peacock, hurry. This way. I didn't know you could be so talkative, Quiet. The boss is here. Hurry, Peacock. Please. Quiet. Boss. Hey. Boss. I gave you an antivenom. Where's Quiet? We've got to go. No, 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 dove? Quiet, quiet, quiet. Let's go, boys. Quiet. Ok. Dove sei andata, Quiet? No.
ma allora lei sta bene. Eh beh, almeno questo è rincuorante, cioè sta bene. I did not choose to be quiet. I wanted to express my feelings to you. If only we shared a common. Vengeance was what drove me to them. The only language left to me, revenge. But the words we shared, no, that was no language at all. That is why I chose the language of gratitude instead and go back to silence. I am quiet. I am the absence of words. Wow. Wow, ragazzi, wow. Oddio. Favoloso. Cazzo, è proprio lei che la canta, la canzone. Brava, bravissima. Cioè, oltre che essere una gnocca, c'è anche una bella voce. Che cazzo vuoi di più della vita? Therapy, at the same time infecting her with the English strain.
That way, even if the assassination failed again, she could still kill all of us just by coming here. That was the third English mating pair. Correction. The first and only English pair to be carried by a person. So either because she wanted to get even with Snake, or because she was working for Skullface, Quiet approached Snake again. Though in the end, for whatever reason, she did not complete her objective. Some change of heart, perhaps. We won't hear it from her. Ah, noi lo sappiamo però il perché. Bello, una nuova cassetta. Oddio, ragazzi. Favoloso. Guarda, io non so cosa ne pensate voi, ma io sono rimasto così, cioè, mamma mia, proprio forte, intenso. Bello, guarda, non so che cazzo altro dire, ragazzi, veramente m'ha colpito tantissimo, è fatto in maniera magistrale, guarda, una roba proprio intensa, ecco, la parola giusta è intenso, intenso, emotivo, duro, soprattutto all'inizio, tosto, veramente, ma mamma mia, veramente. Ok, allora, noi adesso però non abbiamo ancora finito, perché? Perché abbiamo ancora questa missioncina qua. Verità, the man who sold the world. E questa qua è particolare perché ha un'icona molto particolare. Fuggi dall'ospedale, dice. Che abbia a che fare ancora con Quiet, sapendo che all'inizio lei voleva... Non lo so. In ogni caso, ragazzi, lo vedremo nel prossimo video. Quindi vi ringrazio per la visione e alla prossima.